quando tu in pratica arrivi in una curva che non sia, diciamo, in salita o in piano e ci arrivi un po' con la volata, quando freni la macchina si spegne. Vai. Stai spostando. Che cazzo ha fatto sgangia sto porco? Cristo! Spegni un attimo. Oggi ci divertiamo con questa Cupra Leon 2020, che poi 2020 non è perché è uscita nel 2021, ma questo è un altro discorso. Una ibrida sportiva destinata ad essere un modello veramente importante per il marchio, soprattutto nella misura in cui ci dirigiamo verso un futuro elettrizzato. Così dicono loro. Ma noi come la pensiamo? Scopriamo com'è fatta, vediamo cosa ha da offrire, ma prima iscriviti al canale, attiva la campanella e mettiti le cuffie. La prima cosa che notiamo è subito lo stemma Cupra su fibra di carbonio, bellissimo il rame. Il muso è veramente cattivo. Abbiamo queste linee che non sono solamente estetiche, ma hanno anche una funzionalità aerodinamica. Infatti servono a mantenere l'avantreno più basso ad alte velocità. Bellissima questa colorazione, una personalizzazione del proprietario Davide, che mi diceva che tutto quello che vedete nero è verniciato, mentre la parte verde è vernice più uno, che vuol dire che è praticamente una vernice removibile, una versione molto molto costosa e soprattutto di grande qualità, e si vede perché, se notate, anche al sole ha una brillantezza veramente fantastica. Inoltre, se pensiamo che è removibile, può praticamente tenere la macchina originale senza rovinare la vernice, come il wrap. Impianto frenante di un certo livello, pizza Brembo a 6 pompanti, disco baffato da 370 mm. Quando premi sul pedale del freno si fa sentire. Ovviamente, essendo una quattro porte, abbiamo una certa comodità. Infatti anche nei sedili posteriori, io che sono alto 1,83 m, sto decisamente comodo. Abbiamo qui alla fine del tunnel centrale due prese USB-C per ovviamente i passeggeri e anche uno schermino con il quale regolare l'aria condizionata. Molto belle le rifiniture della portiera, infatti qui possiamo vedere un materiale sì plasticoso ma estremamente solido. Subito sotto una parte in pelle con delle cuciture molto molto carine, e poi ci sono questi triangolini che riprendono un po' quello che è lo stemma Cupra. Bellissimi sedili posteriori, infatti abbiamo tessuto alcantara e pelle con cuciture color rame che riprendono appunto lo stemma Cupra, estremamente comodi. Minigonna personalizzata che non si trova, è difficile trovarle sulle Cupra. Da qui troviamo questo bellissimo spoiler che, ovviamente essendo più pronunciato dell'appendice aerodinamica, chiamiamolo così, che ha da originale, fa sì che la macchina abbia più deportanza. Guardandola al posteriore capiamo subito che si tratta di un'auto un po' più sportiva delle classiche berline che troviamo in giro. Molto bello è questo gruppo ottico posteriore, soprattutto la linea in LED che unisce i due fanali, oscurati dal nostro grandissimo Davide, che appunto gli ha dato questo tocco in più di sportività. Molto bello anche il terminale, che è stato modificato, infatti sono stati tolti i tappi per far uscire questo fantastico scarico, ovviamente aftermarket, con 4 terminali da 70. Abbiamo la possibilità di, tra virgolette, personalizzare il cruscotto, ovvero avere la visibilità, quindi, di tutti i parametri, a partire dalla velocità, ad arrivare al numero di giri e quant'altro, premendo questo pulsante. Infatti questa, diciamo, che è una schermata più standard. Premendolo abbiamo una schermata leggermente più sportiva, più squadrata, con anche la forza G della macchina, le varie temperature. Ripremendo abbiamo una schermata più essenziale, ma estremamente sportiva anche questa. Navigatore, come tutte le auto di oggi. Una schermata semplicissima con la velocità. E infine la schermata Cupra, che secondo me è la più bella. Molto molto bello il volante, che ovviamente non è quello originale, ma è stato cambiato da Davide. E abbiamo infatti questi due satelliti che nell'originale non ci sono, uno per il tasto di accensione, l'altro per le modalità Sport e Cupra. Bellissimo lo stemma centrale e anche il grip, devo dire che è ottimo. Altra modifica che vale la pena citare sono queste palette aftermarket, ovviamente fatte su misura in alluminio, nettamente più comode delle originali, perché le originali sono molto piccole, mentre queste, essendo più lunghe, sono anche facili da raggiungere nelle fasi di guida più concitate. Vediamo quello che è il cuore pulsante di quest'auto. Andiamo ad aprire il cofano e qui, caro Davide, abbiamo
diverse cose che su un'auto stock non troveremmo. Sì, qualche lavoretto effettuato. È un 1.4 TSI, derivazione Volkswagen, e ho montato dei piccoli particolari, insomma. Recupero vapori olio, filtro aperto, valvola pop-off e centralina aggiuntiva. Questa centralina aggiuntiva perché mi dicevi che attualmente ancora non c'è lo sblocco per purtroppo poterla mappare. Ancora non esistono mappe per quest'auto e sono tutte codificate le centraline. Parliamo adesso di quella che può essere la parte brutta della macchina. Purtroppo questo motore è ibrido. Eh sì, i più puristi ci perdoneranno. La macchina ha un motore appunto 1.4 ibrido. Mi hai detto che il motore elettrico, quindi la parte elettrica, eroga 90 cavalli. Sì, 90/100 cavalli. Quindi comunque è un ottimo, insomma, dà un apporto di potenza, sì, notevole aiuta, a tutto notevolmente all'insieme. Il motore termico aiuta. Allora, partendo quindi da questo airbox che hai fatto, qui abbiamo un'aspirazione anche notevole, perché vedo che hai montato delle tubazioni siliconiche. Sì. Che macchina è? Per chi è stata pensata? Saliamo a bordo, ma sappiate che per chi ama la guida pura sicuramente non è la scelta ideale. Infatti, nel momento in cui volete prendere voi il controllo della macchina, questa non ve lo permette. I controlli non sono completamente disinseribili e c'è anche un altro problema. Scopriamola alla guida. La macchina monta un assetto KV, variante 3, regolato su bilance, appositamente, convergenza, campanatura, un po' di tutto quello che si poteva fare è stato fatto. Senza una regolazione mista fra strada e montagna, insomma, non andando oltre anche in fatto di rigidità. No, non hai voluto fare un setup prettamente da pista, no, ma hai preferito farlo utilizzabile anche per strada. Sì, perché comunque sì, la macchina la uso per il 90% sempre in strada, montagna e strada. Questo connubio tra sportività e comodità che troviamo soprattutto ovviamente nelle auto più moderne come questa può essere un vantaggio in alcuni casi, come anche uno svantaggio magari per i più puristi. Infatti, se volessimo utilizzarla tutti i giorni, magari anche per andare a fare la spesa, abbiamo 5 porte, abbiamo un bagagliaio abbastanza capiente, quindi diciamo che il problema non si porrebbe. Non ti nascondo che la versione stock non mi fa impazzire, invece questa tua personalizzazione bicolor le dona quel non so che in più, la rende leggermente più accattivante, ancora più sportiva, e a me personalmente piace molto come è stata fatta. Lo scarica ha un bel sound, mi hai detto che ci sono state delle modifiche, i collettori sono originali? Sì, adesso sono originali, okay. I collettori, quindi la macchina ha ancora catalizzatore e OPF, dopo il downpipe in giù e diciamo a tubo diretto, okay. Abbiamo un centrale eliminato e il silenziatore posteriore eliminato, ho messo una forca a tubo diretto con doppia uscita. Ti dico che la macchina ha un grosso difetto, me lo avevi anticipato tu, sì, ed è il fatto che praticamente quando scendiamo troppo di giri spegne in automatico il motore termico e che va non rileva in elettrico. Più coppia, non rileva più coppia, quindi la macchina decide di andare in elettrico. Vai, stai spessando. E questa cosa purtroppo al momento non è bypassabile perché la centralina è ancora codificata, insomma non è sbloccabile. Siamo in trepidante attesa di un aggiornamento. Ho chiesto in giro e mi hanno detto che in un futuro non troppo lontano potrebbero sbloccare queste centraline e poi permettere di giocare, insomma, speriamo anche con l'elettrico, così da guadagnare anche qualche cavallo sia dal termico che dall'elettrico, che comunque di cavalli ne abbiamo già guadagnati abbastanza, perché noi siamo passati da 245 stock a 300 cavalli, è aumentato di molto la coppia che si aggira attorno ai 500 Nm, insomma, 50 kg di coppia e 60 cavalli di più circa, insomma non è proprio un piccolo upgrade, anzi ammazza quanto cammina. Il cambio è un sequenziale a 7 rapporti. Questo ne ha 6, questo è un DSG, okay. 6 rapporti, precisamente il TQ400E. Questo qui ha il motore elettrico incorporato dentro. Ok.
quindi hai la possibilità di cambiare appunto con il sequenziale nonostante la macchina vada in elettrico. Sì, DQ400E. Perfetto, quindi nel momento in cui va in elettrico, se io scalo marcia, quando va a riprendere il motore si trova quella marcia, si trova la marcia che ho messo io. Perfetto, quindi diciamo che in un certo senso bisogna stare attenti, perché magari non te ne accorgi, scali troppo, esatto, quando riprende, quando riparte il motore termico va troppo, parte un su po' di sovraggiri, sì. Okay. Ci vuole il libretto delle istruzioni qua, da la macchina, nonostante un peso che mi dicevi si aggira intorno ai 1600 kg in ordine di marcia, sì, si comporta bene nelle curve, ha un comportamento non da questo peso, anzi ti direi che sembra quasi un'auto leggermente più piccola di segmento. Infatti, nonostante la distribuzione dei pesi non sia ottimale, perché dietro ovviamente abbiamo un pacco batterie che ci aggiunge circa 100 kg al posteriore, sì, la macchina comunque ha una percorrenza di curva buona, nel senso segue senza problemi, non dà quell'effetto diciamo di sovrasterzo e non dà la sensazione di perdere il retrotreno. E io adesso ho anche sporcato un po' le traiettorie, l'ho fatto apposta proprio perché volevo effettivamente andare a testare questo retrotreno, quindi vedere se si comporta o meno come dovrebbe, e devo dire che ha passato a pieni voti il test. L'acceleratore sembra veramente a filo quasi, perché la macchina prende subito cavalli, non mi dà il classico ritardo dell'acceleratore elettronico. Sì, azzera il lag elettrico in pratica, non ha... Quindi, se diciamo il motore che... termico peccava in qualcosa, l'elettrico lo va a compensare immediatamente. Quindi diciamo che, sto per dire un'eresia, però possiamo dire quasi che questo elettrico la migliora in un, sì, certo senso. Sì. L'accelerazione, come l'erogazione, parlavamo prima, è eccezionale. La macchina raggiunge una certa velocità con una certa facilità. Adesso siamo di quinta a circa 200 all'ora. La macchina va dritta, non ha problemi, non ti dà quella sensazione, chiamiamola così, di morte apparente che ti danno invece le auto più vecchie, più analogiche. Ti permette però, ecco, di fare della strada a percorrenze un po' più elevate, che può essere difetto o no, dipende sempre da che tipo di guida si vuole assumere. Il fatto però che l'auto possa essere utilizzata in qualsiasi circostanza a me piace. Io purtroppo sono tipo più da Gran Turismo che da sportiva vera e propria, e la apprezzo veramente molto. Quindi ti ringrazio per avermi fatto provare quest'auto. Grazie, perché mi hai fatto ricredere. L'auto io non ti nascondo che non la reputavo così performante come è stata. È estremamente divertente, sicuramente merito di quelle che sono state le modifiche che hai fatto, perché bisogna poi vedere com'è effettivamente stock. Esatto. Parliamo comunque di tanta coppia, 60 cavalli in più, un assetto degno di nota, lo sterzo modificato, le palette fatte su misura. Sì. Insomma, rispetto alla stock c'è molto di differente. Ragazzi, grazie per essere arrivati fino qui. Ringraziamo Davide per essere stato con noi e speriamo di vederlo presto sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di quest'auto. Ciao belli!